Saint-Jean-Pied-de-Port, da qua domani commessa avventura dal cuore dei Paesi Baschi. E questa è la montagna che domani dovrò superare come prima tappa, là dove si bloccherà il sole. Sono partito, prima tappa, è le 7 del mattina, sveglia sta alle 6 stamattina, fatto per rifornimento, adesso destinazione Pirenei, 1400, per poi scendere a Roncisvalle. È la tappa forse quella più difficile, se comincia bene. Seems like yesterday, but it was long ago. Jenny was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. Conto che ci eravamo persi, ma in effetti ci siamo persi nella nebbia. Foto? Appena passare il confine tra Francia e Spagna, siamo a 1400 metri. Adesso teoricamente che c'è l'ultimo pezzo e dopo se comincia andare su, si riparte. Surrounded by strangers I thought were my friends, found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. So many roads, I was living to run and running to live, never worried about me leaving the town, but now ore 6:30, è il secondo giorno del cammino. Se si sveglia all'alba, qua siamo ancora nel cuore di Pirenei, c'è fresco, nebbia, non c'è un gran tempo per partire. Comunque il cammino riprende, questo bellissimo borgo, ovviamente quattro case, ma bello. Qua siamo a Roncisvalle. Mi è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. In un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendo: I'm
secondo giorno d'etappa, ormai è il 10 di mattina, siamo fermati a fare colazione, abbiamo comprato roba in un piccolo supermercato, siamo nel cuore dei Paesi Baschi, in Navarra, e il viaggio ancora si mostra più tranquillo di ieri sicuramente, anche se comunque c'è diverse salite e siamo due percorrere la pedemontana di Pirenei. Viaggio continua bene, mi farò il sole e i posti sono veramente, come potete vedere, fantastici. L'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso. Sempre il secondo giorno, siamo ancora di mattina, quasi mezzogiorno, e il sentiero viene su molto ripido, però effettivamente il panorama merita tutto sforzo. Ed è bellissimo anche trovare gente con cui scambiare opinioni, pareri, in inglese un po' spagnolo. Bellissimo veramente. Mi sto fermando 5 minuti, ma le gambe comincia a farsi sentire, soprattutto la gamba destra. Speriamo bene, speriamo di tenere botta. Sicuramente che la mettiamo tutta. Tanto mi godo un fiale il panorama e l'atmosfera. In lontananza vedo finalmente la famosa, si fa per dire, fabbrica di magnesio. La guida la nomina perché bisogna superarla per arrivare alla meta di un secondo giorno. E pare quasi un miraggio visto da qua, dopo tutto lo sforzo che già sta fatto fin adesso. E il sentiero intanto prosegue. Partendo da Roncisvalle, direzione la Rassoagna, seconda tappa, si arriva finalmente a Zubiri. Famoso di sto borgo, c'è il ponte, è un ponte medievale. Un ponte medievale sul fiume Arga. E veniva detto ponte della rabbia perché le bestie una volta venivano fatte passare su sto ponte e venivano fatte girare dopo tre volte sulla piazza proprio per evitare che ci passasse questa terribile malattia appunto della rabbia. E siamo arrivati al terzo giorno di marcia, direzione Pamplona. Questo è un po' quello che si può ammirare. Il sentiero costeggia la strada principale e fortuna che è una tappa abbastanza breve, sui 15 km, tutti vedi, abbastanza leggeri, piccole salite e piccole discese. Ho trovato anche un po' persone fantastiche che mi ha anche aiutato con un problemino alla gamba. Sì, no.
finalmente sono arrivato. Pamplona, questa è la strada principale, cuore dei Paesi Baschi. Siamo nella capitale di Navarra. Ed accogliermi che c'è ovviamente la bandiera basca. Finalmente Pamplona, siamo davanti alla cattedrale. Città piena di turisti, piena di gente, siamo solo del passaggio. Cerchiamo di anticipare un po' di tappa adesso in compagnia anche degli amici che vado a trovare al Veneto e andremo al paese successivo. Ora è 7 di mattina, quarto giorno di tappa. Sono appena dopo Pamplona, un bellissimo paesetto, si chiama Zizur Minor. E ancora si prospetta una bellissima tappa in vetta a altre montagne che troveremo, sempre nella Navarra. Questa qua è la stanza dell'ostello dove abbiamo dormito stanotte. E in parte su una parete che c'è una bellissima cartina, come potete vedere, dei Paesi Baschi. Gli altri con te che siamo in questo momento nella parte centrale, un po' sposta verso est. Irrintzi bat entzun da goiko tontorrean, guazen gudari danok ikurriñan atzean. Fastistak datoz eta Euskadira sartzen, guazen gudari danok geurea berria zaintzen. Eusko gudaria gera Euskadi askatzeko, gerturik daukago dola bere alde zemateko. Gure aberri lastanak dei egin dauskuta. Ecco, una roba interessante che da sul monte si può notare guardando in drio questa direzione, c'è proprio il percorso da dove che sono arrivato. Al principio ho passato quelle montagne in fondo che vedi, e il paese grosso più vicino è proprio Pamplona. Sto guardando in drio, guardando la parte di Pirenei, quindi verso la Francia. È quasi impressionante, fa quasi paura vedere tutta la strada che si è alza alle spalle. Questo qua è un monumento famoso, è il monumento del pellegrino. Una tappa fondamentale. E la frase più famosa è scritta qua. Dove si incrocia il cammino del vento con quello delle stelle.
Oh, finalmente passare anche alla cima di questa montagna e da qua si può vedere tutto, almeno il prossimo tocco del percorso che mi resta. Praticamente devo passare tutta questa pianura e probabilmente passare i monti che forse si intravede là in fondo, in fondo, in fondo. Anche da qua spaventa un po', però meglio andare avanti senza tanto pensarghe. Il cammino intanto continua. Sonrisas que conozco, sonrisas que acarician cuando éramos tierra y estrellas y ahora si quieres tú, me quieres tú, para ti sería tu latido inmenso y grande. Quédate otro día, no sigamos tan distantes. Cada espera de tu y yo, no, 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 yo no confundí jamás tus pensamientos rozándome. Hoy a tu encuentro es lo más importante. Ya. Thank you.
Dopo la gran festa di ieri sera, la città stamattina si sveglia così. Strade deserte, il cancei che veniva ad Oprah per serrare le strade, per far passare i tori, tutti verdi. Non c'è praticamente nessuno per le strade, sono le 8. Il cammino riprende e si va fuori da sta porta principale della città, attraversando il ponte famoso del puente La Regna. È un simbolo particolare, un simbolo molto importante per il cammino. Qua si congiunge di fatto in sto paese due vie che diventa una, diventa ufficialmente la via francese che porta a Santiago. Attraversando sto ponte ritacca il cammino, è il quinto giorno e Santiago è ancora distante 700 km. Meglio non pensare, si riparte. Ecco il percorso dunque, Puente La Reina e Steia, da Gares a Lizada, in basco. Gli altri si troviamo qua. Ci troviamo qua in questo momento. E questo è quello che mi aspetta. Ecco, una particolarità del cammino è che capita che tante volte sentiero il vagadrio alle strade principali. Però diciamo che sono robe tanto sopportabili. Non te fa distrarre, che sei particolari problemi. Però dopo comunque le strade riciappare a sua direzione, lontano diciamo dalla civiltà, ecco, diciamo così. E tante volte capita anche a decatare dei grumi di piere, che da una parte indica che comunque il cammino è giusto quello che ci devo fare, quindi ti aiuta anche a non sbagliare la strada tante volte quando che magari è freccheggiare quei sai non ti cati massi. Tante volte c'è anche comunque segni di devozione o solo anche per lasciare tipo un saluto, una testimonianza che qualcuno comunque per le cose passate. Che c'è certi posti che ti assa veramente a bocca aperta. Questo paese veramente è fantastico e che passeremo. Oh, my life seems unreal, my crime an illusion. A scene badly written, which I must blame. Yet I know as I gaze at my young love. Beh, gente, qua sarei da doppiare videocamera ogni 5 minuti veramente. Questa è la direzione dove che so di andare e anche qua il panorama sotto versante è una roba meravigliosa. C'è un rispetto per la natura, poco rumore, quasi nessun capannò, tanta agricoltura, veramente una vita a contatto con l'ambiente, e è così veramente che preserva anche il turismo, le tradizioni e l'amore per la propria terra, per i propri paesi, per la propria cultura. Statua di San Veremundo, patrono del cammino giacobeo o chiama anche cammino navarro. È quasi il posto giusto per fare una sosta, direi. Se ancora non si avesse capito, turista, tu non sei in Spagna. Più di 700 paschi in prigione. Libertà per i Paesi Baschi.
Siamo ripartiti, un altro giorno del cammino, una roba interessante. Siamo arrivati al monastero. Vedete che cos'è? La fonte del vino. Praticamente si può abbeverarsi. E da sta fonte esce proprio vino. Bevi vino. Si può mai trovare altri per strada? No, good. Ecco, prima del schifo. Ho quasi slega, ma no. You are not pellegrino. Yeah. You are ladro. Kann man auch mal gucken, ob ich das gleich erfüllen. Ich will nur mal probieren. Kein Thema. Wenn mein Tisch mithält. Okay. Ore 9 della mattina, siamo già in cammino da un'oretta abbondante e questa montagna là in fondo ne fa da cornice, da soasa tutto il percorso di Unko. Ovviamente il panorama che cosa è il protagonista del cammino. Sotto una bellissima rocca, qui c'è questa costruzione particolare con una vasca d'acqua in fondo. Strano, suggestivo, in un ambiente praticamente incontaminato. Non sono neanche a metà del cammino di questo nuovo giorno. Però la strada va avanti e bisogna andare avanti. Los Arcos. Ore 7 di mattina, il camion con ritacca, settima tappa, e una tappa ancora in mezzo alla natura, una tappa che porterà fuori dalla Navarra. Intanto il camion va avanti, che sono pellegrini che si è messo in cammino, ovviamente sempre drio le classiche e immancabili, frecce sai, si riparte. Stamattina più che in Spagna, pare di essersi svegliato in Irlanda, visto il cielo. E però sul cammino si è spuntato un bel arcobaleno. E da dritto da altri, spettacolo meraviglioso. Così si sveglia la Navarra, Unko, 2 di agosto. Against the wind.
piccola sosta prima di arrivare a Logroño, settimo giorno di marcia. E siamo in un bellissimo paese medievale e che gadai i natali a uno dei Borgia, parente del Papa famoso. E niente, siamo qua, adesso se godiamo un attimo la cattedrale. Dopo ne manca 9 km per finire questa tappa dunque abbastanza impegnativa, scommessa con poca di piova, che finirà con un bel sole, in quanto si può vedere. E finalmente a Capancò siamo arrivati alla meta. Quello che vedi davanti voi altri è Logroño, un grosso centro, non siamo più nei Paesi Baschi, nella Navarra, e siamo nella Rioja, la regione che sta attaccà, sempre in direzione Santiago. E finalmente dopo una lunga camminata anche così siamo arrivati alla meta. Un altro giorno si sveglia e un altro viaggio riparte. Un coso è l'ottavo giorno e come prima roba incrociamo questo bellissimo laghetto che ne dà il benvenuto ufficiale nella provincia di Rioja, a fianco della Navarra, sempre in direzione ovviamente Santiago de Compostela, e si riparte. Ah sì.
cazzo, ho distrutto quella battezza nostra. Sei sempre il solito Dio qua. Gli altri costruisci e ti distruggi. Fa un po' di fatica, aggiungi qualche sassolino. Non esageriamo. Mariano, girati su da qua, telecamera. Fin qua siamo arrivati. Insieme. Giulio, saluta anche te, dai. Giulio, stasera ci fa l'olio peperoncino. Speriamo. Speriamo. Neanche tutto il mondo ti sta guardando.